parlo di adesso perché forse ha avuto anche più occasioni la sua squadra. Quanto le fa male questa sconfitta o al contrario, essendo le prime giornate sempre particolari e in molti casi fuorvianti, invece quanto invece trova di positivo in questa sconfitta? Io trovo tantissimo di positivo, cioè ha detto bene, sono amareggiato per il risultato, perché comunque siamo venuti a Monopoli che ha fatto un bellissimo precampionato, un'ottima Coppa Italia e siamo venuti ad Armi Pari pur avendo qualche defezione. Abbiamo creato 7-8 palle gol, quindi un volume di gioco importante, siamo stati dentro la partita fino a quando quell'episodio non ci ha condannati del tiro da fuori area. C'è grande rammarico, ma io penso di essere sulla strada buona, ho giocatori meravigliosi che si applicano, hanno voglia di fare bene nella prima e penso che sia la strada giusta per proseguire, per poter conseguire poi quello che noi stiamo cercando di seminare. Quindi al di là della sconfitta, chiaramente fa male perché avendo costruito tanto fuori casa, non avendo raccolto niente, quindi lì ci vuole un po' più di cinismo, un po' più di cattiveria sotto porta, un po' più di leggere le situazioni nel pensare positivo dentro l'area e di conseguenza forse la partita l'avremmo portata in porto, però mi porto dentro la prestazione, mi porto dentro la voglia di questi ragazzi di volere non mollare niente, di contrapporsi a una signora squadra e ripartiremo martedì con la consapevolezza di aver fatto quello che era nelle nostre possibilità. Quando uno fa tutto e suda la maglia e la suda con dedizione, la suda con la consapevolezza di sapere ciò che sta facendo dentro il campo, io mi ritengo abbastanza felice.